Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo tutorial e sarà un altro tutorial sul fimo. Stavolta voglio farvi vedere come realizzo un coniglietto, come questo. Solo che non lo realizzerò uguale identico, lo farò in nero, in color lavanda e un pochino di giallo, o di azzurro adesso vedo, perché purtroppo è finito il bianco. Ne approfitto anche per subito chiedervi scusa della luce un po' rossa, tendente al rosso. Posiziono la fotocamera, okay. E ne approfitto, appunto, vi dicevo, per farvi vedere un altro oggettino che ho creato. Spero francamente che la riconosciate e spero che si veda bene anche. Cerco di andare un pochino più alla luce. Ecco, spero che possiate capire chi è. Poi farò magari una foto per farvela vedere meglio. Ho creato mimole. Mimole, perché sono cresciuta con mimole e mi sono detta, se riesco a creare altri folletti, perché non mimole? Ok? Ecco, la devo ancora cuocere, però questo è il risultato. Ecco, ne ho approfittato per farvela vedere. Allora, dicevo il coniglietto. Ho già creato delle palline, adesso vi faccio vedere. Ne ho create 2, 4, 7 palline diverse, ok? Di dimensioni diverse anche. Allora, una più grande, che sarà il corpo del nostro coniglietto, quindi questa. Una un po' più piccola, leggermente più piccola, che sarà il corpo, scusate, la testa del nostro coniglietto. Due più piccole, che saranno le zampette. Due leggermente più grandi, non so se si vede, sono leggermente più grandi, che saranno le orecchie. E una più piccola, in assoluto, la più piccolina, che sarà nient'altro che la coda. Cioè, non si vede, ma c'è anche la codina. Allora, come al solito vado a recuperare un pezzo, se lo trovo, di fil di ferro o di filo d'alluminio. Stavolta prendo il filo d'alluminio, se devo stare lì, è caduto il filo, se devo stare lì a tagliare il fil di ferro non ce la tagliamo più. Allora, aspettate, mi sono dimenticata qualcosa, come al solito. Ok, allora, dicevo, un pezzettino di fil di ferro che, come avevo spiegato la volta scorsa, per fare il folletto, nel totale del folletto, andrà a posizionarsi tra la pallina che sarà il mio corpo e la pallina che sarà la testa, per tenerli bene bene insieme. Vado a modellare per bene le due palline e vado a inserire il mio pezzetto di fil di ferro fiso alluminio, ok? Al centro della pallina più grande. Dopodiché vado a mettere la pallina più piccola sopra, ok? Devo farlo stare dritto e lo modello qualora dovessi averlo schiacciato troppo da qualche parte. Ok, adesso vado ad aggiungere le zampe. Le zampe prendo quindi due palline più piccole e le schiaccio. Le schiaccio un pochino, ma non troppo, di modo da lasciarle comunque un po' di volume, vedete? Non sono piattissime. Ok, e vado a modellarla tra i polpastrelli, tengo la pallina con l'indice e il pollice della mano sinistra, non ce la faccio da parlare oggi, scusate, e vado a modellarla con l'indice e il pollice della mano destra. In questo modo. In modo tale da arrotondarla un pochino. Faccio lo stesso con l'altra, spero che si veda. Sì. Ok. Cerco di farle ovviamente delle stesse dimensioni. Dopodiché vado ad attaccarle
sul corpo del mio coniglietto. Una da un lato e una dall'altro. Ok, ovviamente le zampine saranno belle grosse, vedete? Come in questo. Queste, anzi, questa ha le zampe ancora più grosse. Dopodiché con un taglierino, un cutter o uno strumento apposta come quello che ho io, oppure uno stuzzicadenti, andiamo a creare le tre lineette, due lineette, scusatemi, che andranno a dividere i polpastrelli della zampetta del nostro coniglietto. Una, due. Non so se è riuscita a vederlo. Una e due. Ok. Dopodiché vado a fare la stessa cosa che ho fatto con le zampette per la coda. Quindi faccio la pallina più, prendo la pallina più piccola, la schiaccio. La modello come vi ho fatto vedere prima tra i polpastrelli delle due mani. Ok. E cerco di modellarla in modo che abbia una parte più bombata. Ok. Allora vado a cercare di modellarla in modo che... Vedete, ha una parte piatta e una parte più bombata. Ok? Se volete essere sicure, inserite un altro pezzettino, proprio piccolo piccolo, di fil di ferro tra il corpo e la coda. Ok? Perché mi è successo di aver fatto cadere un oggettino creato in fimo, di non aver messo questa piccola accortezza e mi si è staccato. Ok, sì, l'ho incollato, ma mi è successo con un'altra cosa, con un altro folletto, mi si era staccata, no, una fettina, mi si erano staccate le ali, avendo messo però il pezzettino di fil di ferro, ho messo giusto un pochino di attacco sul pezzo di fil di ferro e l'ho sistemato. Adesso andiamo a modellare la coda facendo la stessa identica cosa che ho fatto con le zampe con o il cutter o il mio stuzzicadenti. Vado a tracciare dei taglietti sulla coda in questo modo, spero si veda. Dopodiché vado a creare le orecchie. Anche qui avrò bisogno di due pezzetti di fil di ferro. Allora, con due palline, faccio due palline e vado a schiacciarle tra i polpastrelli e vado a darle l'orecchia, un orecchio, dargli una forma appuntita da una parte, quindi come spiegarvelo, la schiaccio tra i due polpastrelli e con gli altri due scusate, polpastrelli tiro da una parte in questo modo. Vedete, ho dato la forma di come dire una goccia e cerco di farle delle stesse dimensioni, visto che una mi è venuta un po' più spacciuta, allargo un pochino l'altra. Ok, le tiro ancora un po' e come al solito spezzo il video e vi faccio vedere il resto del tutorial nel prossimo video.